Bene ragazzi, che non è bentornati in questo nuovo video. Oggi ritorna come ogni mercoledì il FIFA Obiettivi. Siamo alla chiusura di questo sesto gruppone, ultimo episodio nel quale cercheremo di chiudere il maggior numero di obiettivi, perché ne abbiamo aperti un sacco, vicinissimi al completamento. Poi avremo il pack opening. Pack opening importantissimo, perché il prossimo gruppone sarà dedicato interamente ai TOTS. Quindi come sempre io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, continuiamo a supportare al meglio questa serie e andiamo a vedere gli obiettivi, il tabellone. Eravamo rimasti in questa situazione ottima perché l'ultimo episodio è stato veramente incredibile, soprattutto nel finale. Abbiamo finito soltanto un obiettivo, ma gli altri 5 sono lì lì per essere terminati. Quindi io, unplay o non unplay, finirli tutti o meno, almeno i 4 per il TOTS 99 voglio completarli. E poi più ne facciamo meglio è, anche perché 3 di questi, 4 quasi, ci danno una carta 90 più if, quindi TOTS garantiti tra virgolette. Un gol in pallonetto, un fancy shot, un cross in rabona sono le cose che cercheremo di fare nelle ultime 3 partite di oggi. Buona visione ragazzi in anticipo. Dentro con le partite. Bella. Prima partita raga, Orko Khan, Kane, Sigurdsson. Bene, una squadretta sulla carta tosta. Dobbiamo stare attenti e inizieremo magari a accusare un po' di angoscia qua e là alla lunga, a meno che non riusciamo a fare tutto subito, e lì sarebbe veramente fantastico. Dai, dai, rubiamo palla bene. Troviamo il modo per inserirci. Vai Sterling! Oh mio Dio, il fancy shot! Subito alla prima occasione di oggi! Il fancy shot che ci conferisce la carta 95 if, ragazzi! Quindi abbiamo un TOTS probabilmente con valore massimo 95. Prima occasione! Bravo Sterling! Fake shot alla Henry! Ma sto un po' a laggare adesso, eh! Mi farà del giro palla infinito! Sta laggando un pelo! Non capisco perché debba laggare adesso, che fino adesso è andato bene. 31 metri, easy gullit. Easy gullit, fuori. Non ha girato abbastanza. Momento di staccare il pornino che stai guardando. Ok. Bella. Sì, Sterling. Metti il turbo, fra. Oh, ho provato un pallonetto improbabile, stava quasi entrando. Rubiamole, partiamo in contropiede, raga, che c'è il pallonetto in arrivo probabilmente. Ciao, ok, se mi segni da lì veramente implodo, eh. Più ne faccio prima possibile, meno angoscio alla fine. Devo quantomeno provare le rabone, perché sono quelle un po' più complicate da fare. Dai, Sterling. No, non mi ha fatto la rabona. Bullet. Fa. È quitta. Puttana Eva! Bravo, bravo. Almeno 45 minuti iniziali che teniamo la partita, se no devo giocare veramente all'infinito, eh. Nono gol di Gullit. Poteva anche starci meglio se avesse fatto una rabona Sterling, ma non era in posizione adatta probabilmente. Ora non sottovalutiamoli troppo. Va bene essere un attimo comprensivi. Fine primo tempo, 2-0. Ma ha capottato un difensore. Prendo gol. 2-1. Non sottovalutiamoli. Non sottovalutiamoli. L'ho presa sotto gamba, eh. Torniamo a posto, per favore. Sto registrando qua. Fai un po' come vuoi. Vai tranquillo, fai come vuoi. Grazie. Agüero. Buona. Sì! Il pallonetto di Sterling. La Papi Luck. Perfetti. Questo era anche bello. Cavato. Così me lo stai dicendo, la prima partita? Questo gruppone l'abbiamo arato con sta squadra, raga, veramente bello. Il prossimo è da confezionare per bene, con una bella squadra, obiettivi belli potenti. Consigliatemi magari nei commenti se ne avete qualcuno. E rimanete fino alla fine, raga, che poi vi spiego una cosa per il prossimo gruppone, che vi spiego quando ho un attimo la calma addosso. Bravo, Vra. Oddio, Gullit, che cosa aveva fatto? La Gullit punizione. Quasi entrava. Ah. Gol. Bello. Otamendi comunque ha segnato. Non voglio assolutamente rischiarla. Oddio che rischio. Raga, per favore, eh. 5 minuti alla fine, non famo cazzate. Che fino adesso l'abbiamo gestita bene. Abbiamo avuto il controllo della partita. E ma vogliamo fare pirla? Fallo, rigore. Bene. Olè. La chiudiamo qua. 4-2. Decimo gol di Gulli, più un pallonetto, più un fancy shot. Ma holy shit, raga.
Wow, fammela entrare, che era una bella roba. Finisce qua, ragazzi, 4-2. E che inizio, c'è completato tutto, raga. Dobbiamo fare un gol con il cross in rabona, che è forse la cosa più difficile. Abbiamo due partite per farlo. Seconda partita, un'altra Premier, Firmino 86, Mkhitaryan 86. Abbiamo solo due cose da fare: non perdere e fare un gol con un cross in rabona, per veramente avere dei premi con una squadra dove ci sguazziamo veramente dentro nel prossimo episodio. Manteniamo la concentrazione. Occhio che mi partono dritti qua. Firmino, Barzaglione. Che difesa in sto gruppone, raga. Pure Barzagli non è che dici sbaglia tutto. Sbaglia tutto. La ritiene Rabona. Douglas, nano di merda. È sempre il nano dall'altra parte. Vai Sterling. Gullit. Madre. Oh, cazzo, ha tirato. 5 piede debole, ragazzi, qua, Mancino e destro come se fossero un unico piede. Porco can. Quasi incrocio dei pali, perché è importante portarci a casa anche le partite. Ustia. Che rischio delle Alli. La Rabona. Costa! Il nano c'era arrivato. Sempre a lui arrivano ste palle, perché? Bella. Ehi. Bella. Sterling. Dio, ce l'avevo. Ce l'avevo. Bello. Sterling, falla bene che era bella. Oh. Oh. Non era il cross in rabona, ma era bella la parabola. Bella. Aguero. Mannaggia, buttala sul secondo palo. Era fuori gioco. Ragazzi, sto provando in tutti i modi che conosco. Fine primo tempo. Lo stiamo bombardando in ogni modo. Bella. Bella. Madonna, Sterling, che non è una bestemmia. Devo trovare un modo di far inserire Gullit e far colpire lui. Tentativi infiniti abbiamo fatto. Sì, Costa. Non era in rabona. Cioè, la parabola, tutto quanto, aveva una logica, ma non era in rabona. L'unica andata bene non era in rabona. Fuck. La sto prendendo un po' calma perché ho un'altra partita, raga, sto facendo 1000 tentativi, quindi voglio dire, penso di riuscire prima o poi. Paolino. Ma vammi in rovesciata, Costa. Non così con la testina. Niente, raga, porca troia. 2-0, questi qua non so quanti cross li abbia fatto. Ultima partita per fare un cross in rabona e vincerla. Ma inizio a sentire l'angoscia, Ultima partita, raga, ultimi 90 minuti. Bella squadretta anche questa. Ci sta con Marega 90 davanti. Ultimi 90 minuti, abbiamo sfondato di cross in rabona quello di prima, non ce l'abbiamo fatta. Riproveremo con questo all'infinito. No, Ender Herrera che mi turna così. No. Perin, dai, che è la centrale, fra. Dai. Marega qua corre come un toro, se non sbaglio, Non l'ho mai provato, ma che io sappia. Toro! Porco due, raga. Naggia di bala sulla marcatura. Porca troia, sotto così, no. Che devo anche recuperare la partita, poi. Ok, pareggio con Sterling che parte da metà campo come un fulmine. Kick off glitch. Però abbiamo visto che bisogna stare attenti che questi ce li mettono dentro i gol, Questo era un buon cross. Sterling, la rabona, Gullit. Dai che c'era il portiere pure fuori. Bello. Dai Gullit, mettici sta testina. Sto zitto, raga. Sto zitto perché sono concentrato come la Madonna in questo momento. Veramente a un livello inimmaginabile. Vai! Oh, vammi in rovesciata, tirami una legnata da lì, non l'appoggino al portiere. Gullit, taglia il campo, dritto. Boom, 2-1 per portarci in vantaggio. Mamma mia, raga, vi prego. Non le voglio fare dal fondo i cross in rabona perché vanno sul portiere. Devo rientrare e provarla in sti modi. Fine primo tempo, di già. Dai che l'aveva capita.
arriviamo, Sterling. Vai, Paolino! Paolino! Paolino Dybala! Sì, cazzo! Ah! 53esimo! Paolino Dybala! Chiude tutto! Porco, due, ci ha impiegato una partita e mezza! Era meglio farli dal fondo a sto punto, con meno gente, in contropiede ovviamente, era meglio. E ora cerchiamo di vincerci sta partita senza fare cacate. Beccati questo! Ciao, bello! Se devo giocare tryhardando mi viene un po' più semplice. Quitta! Anche oggi chiudiamo l'episodio con un quit dopo un cross in Rabona all'ultima partita. Sembra una fotocopia dell'ultimo episodio. Abbiamo finito tutto. Bello, bellissimo. Andiamo a fare il pack opening che è molto importante. Signori, siamo arrivati alla fine di questo sesto gruppone. Finito nel migliore dei modi dopo tanto tempo, perché era da un po' di grupponi che non riuscivamo. Tutti quanti gli obiettivi completati, il che vuol dire che per il prossimo gruppone avremo una squadra veramente devastante, con altrettanti obiettivi adatti per la squadra che andremo ad usare. Come vediamo dalla grafica, abbiamo vinto oltre alla carta 99 TOTS, quindi un TOTS qualsiasi che potremo scegliere tra tutti quelli che usciranno, una carta 88, una carta 90 e 4 IF, ovvero 4 carte speciali, una 92, una 95, una 93 e una 88, quindi avremo veramente la possibilità di prendere un sacco di giocatori. Probabilmente la squadra la farò soltanto con i giocatori fino a questa settimana, nel senso che mo usciranno o la Liga o la Serie A dei TOTS, ma dato che c'è il matrimonio di Gabbo in mezzo devo prepararla prima, e quindi per quelle carte lì le vedremo più avanti. Diciamo che i TOTS di cui terrò conto sono quelli della Premier, della Bundesliga e della Liga. I pacchetti che abbiamo vinto sono 13, facendo un calcolo approssimativo ma abbastanza preciso. 13 pacchetti, bene o male, facciamo finta, dato che sono i pacchetti promo, dobbiamo aprire circa 100.000 crediti, ovvero penso di aprirne uno mega raro, uno oro premium, più uno da 15.000, quindi 95.000 crediti, perché è impossibile farlo preciso. Così sfruttiamo anche questi pacchetti speciali. Incominciamo col primo pacco, via soldi che se ne vanno. Ovviamente il nulla cosmico, ma almeno due carte oro rare le abbiamo dentro. Madre, Baptistão non lo metterò mai, non scherziamo. Non li metterò mai. Minchia raga, li tengo giusto per pietà. Giocatori oro premium, ti prego non mi rovinare poi la squadra con dei bidoni o farmi costringere a delle scelte di merda. Dai, non mi si apre niente. Donnarumma, Donnarumma signori, proprio lui. Hola. Allora, Pereira buono, Jesus ci può stare, il resto sti bidoni non li voglio vedere. E Donnarumma. E ora andiamo ad aprire sto pacco mega raro, che è la nostra ultima speranza di veramente avere delle carte importanti, se no dobbiamo adeguarci con quello che ci è uscito. Non mi si apre neanche. Vabbè, ma raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Fra, come faccio? Niente raga, dobbiamo farceli andare bene. Ah ecco, Zabaleta e Lo Celso. Ok, potrei avere una soluzione a cazzo di cane. Diciamo che possiamo usare la coppiata Jesus Donnarumma e poi costruirci la squadra attorno in qualche modo, o possiamo usare Zabaleta e Mangala, o Zabaleta o Mangala e Pereira. Penso che siano le due accoppiate di due giocatori da scegliere su cui costruirci la squadra. C'è veramente da inventarci qualcosa, il pack opening più sfigato della storia. Fatemi sapere magari nei commenti qualche obiettivo che piacerebbe rivedere o vedere per la prima volta, qualche giocatore consigliato, perché con la carta TOTS 99 possiamo mettere veramente qualsiasi giocatore uscito fino adesso. Io vi ringrazio per aver visto il video raga, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like, raggiungiamo i 30.000 mi piace, non ci siamo persi con tanti altri video. Venerdì se riesco vi faccio uscire un video, e poi il prossimo gruppone settimana prossima spero di farvelo uscire per mercoledì, perché sarò via per il matrimonio come vi ho detto, quindi o mercoledì o massimo giovedì arriverà il nuovo gruppone. Grazie raga, qui Drone è tutto, alla prossima, bella.